Tutta questa zona è nota come Triangolo d'Oro. È il punto in cui convergono il Laos, la Birmania e la Thailandia ed è diventato famoso per la produzione di eroina. Ora sta diventando ancora più famoso per la produzione di yaba. Ci stiamo avvicinando a un posto di frontiera che i contrabbandieri aggirano di notte per introdurre nel paese milioni di pasticche di yaba. Il confine tra Thailandia e Birmania è laggiù. E lì c'è il primo campo dell'esercito birmano. A circa 25 chilometri da quella parte si può vedere un capannone bianco che è uno dei principali luoghi di produzione dello yaba. I soldati alla frontiera non rilasciano interviste, ma a telecamere spente ci dicono dove viene nascosto lo yaba. Pur essendo chiaro che non vogliono parlare, si capisce che sono imbarazzati dal fatto che i campi militari birmani in realtà sono depositi di yaba. È una situazione complicata nella quale i soldati si sentono semplici pedine. Si vedono chiaramente i luoghi dove sono nascoste le pasticche. Questo villaggio è sul confine tra Thailandia e Birmania e molti dei suoi abitanti simpatizzano per i Hua, i principali trafficanti di droga della regione. Ovviamente l'esercito fa molta fatica a impedire che spacciatori e trafficanti passino da questa zona. Molte grazie. Questo è il confine tra Thailandia e Birmania ed è qui che mi lascia l'esercito thailandese. I soldati parlano con riluttanza dello yaba e degli spacciatori, perciò d'ora in avanti saremo da soli. Avevi detto che sarebbe stato facile. Sì, con l'auto. Siamo alla ricerca del quartier generale di un gruppo chiamato Shan che è in guerra con il regime birmano. Gli Shan hanno detto a Adrian e Katie che hanno prove concrete sul coinvolgimento dei birmani nel traffico di droga. Vogliamo evitare i posti di blocco. Ci sono sia l'esercito birmano che thailandese, quindi i posti di blocco sono molti. Quante ore ci vogliono? 2 ore? 4 ore? Qualche ora. Credo che la risposta non ci ho capito sia... niente. Non ci ho capito niente. La soluzione migliore è continuare a camminare in quella direzione. Tuttavia non è una passeggiata. Siamo entrati illegalmente in una zona ad alta sicurezza seguendo un sentiero che passa vicino a posti di blocco di eserciti ostili. Stiamo veramente rischiando grosso. Quando finalmente raggiungiamo il campo degli Shan, capisco cosa significhi trovarsi in mezzo a una guerra civile. Gli Shan hanno reclutato tutti gli uomini abili per combattere contro il regime birmano in un conflitto che dura da decenni. Le loro forze, agguerrite quanto improvvisate, sono prese di mira dalla giunta militare e da gruppi come quello dei vicini Hua, che hanno stretto accordi di pace con i birmani. Sono stati distrutti 60.000 villaggi Shan e sono stati uccisi 30.000 civili per fare spazio alle raffinerie di droga.
Si valuta che saranno 100.000 gli Shan che quest'anno si rifugieranno in Thailandia. Il vostro territorio è stato ridotto a questa piccolissima area a ridosso con il confine birmano. Perché, secondo lei, l'esercito birmano distrugge così tanti villaggi Shan? Perché vogliono il genocidio. Gli Shan non possono vivere qui perché loro vogliono il nostro territorio. Quali droghe producono? Eroina, yaba e oppio. In una guerra in cui sono numericamente inferiori, gli Shan dispongono di pochi elementi di sorpresa. Tuttavia hanno addestrato le truppe a girare video accusatori. Pensano che il filmato che sto per mostrare possa decidere le sorti della guerra in loro favore. Questo è un soldato Shan. Il rumore che si sente è quello di una jeep che guida un convoglio di soldati birmani e Wa. Ma quello che viene assalito non è un normale convoglio militare. Gli zaini contengono prove che compromettono il regime militare birmano e il suo esercito. Dentro le confezioni ci sono 8.000 pasticche di yaba destinate alla Thailandia. Le pasticche recano il marchio degli Wa e sono uguali a quelle che avevamo acquistato alla festa della luna piena. Nella capanna di uno dei leader Shan troviamo una videoteca che compromette ulteriormente i birmani. Questo attacco degli Shan contro una base dell'esercito birmano è avvenuto nell'aprile scorso. Nella base gli Shan trovarono ciò che cercavano, sacchi contenenti grandi quantità di pasticche di metanfetamina. Il giorno dopo, i leader Shan mostrarono le pasticche. Era una prova diretta contro i birmani, o come li hanno ribattezzati i leader militari, Myanmar. Il capo degli Shan è il colonnello Yod Serk, che combatte contro i birmani da 25 anni. Lo vediamo mentre brucia davanti alle telecamere la droga sequestrata. Pur essendo stato accusato in passato di spaccio dagli americani, gli ultimi rapporti sulla droga nella regione non lo definiscono più un trafficante. Ora sta vincendo una guerra di propaganda, pur perdendo quella vera. Stiamo sradicando la droga nello Shanston, perché molti Shan stanno diventando tossicodipendenti. Se aspettassimo gli aiuti internazionali sarebbe troppo tardi, perciò risolviamo il problema per conto nostro. Dalle 5 e mezzo alle 6 ci sarà lo show. Hai l'orologio? Sono quasi le 9.05. Se dovesse capitarmi qualcosa, di alla mia metà che i miei ultimi momenti sono stati felici. Davvero, avvisala. Nonostante le drammatiche prove registrate, voglio ugualmente vedere di persona i trafficanti birmani in azione. Verificare le affermazioni degli Shan non sarà certamente una cosa priva di rischi, per me e per Adrian.